prima di mandare questo servizio ho un ospite, io direi di aprire questo telegiornale, vi ho già raccontato della notte dei ricercatori che è in corso di svolgimento anche qui all'Aquila come in 300 città europee, e con noi c'è il rettore del Gran Sasso Science Institute, il professor Eugenio Coccia, che è una delle istituzioni che ogni anno lavora affinché questa giornata sia una vera e propria festa. Una festa della scienza, una festa della ricerca scientifica, ma di più un momento per l'Aquila in particolare di riappropriarsi della propria città. Professor Coccia, ben arrivato. Grazie. Allora, come sta andando questa festa della scienza? Benissimo, sta andando bene, devo dire che è un momento per tutti noi. Parlo di Università dell'Aquila, del GSSI, dell'FN, sono momenti che allargano il cuore, perché vediamo da un lato i nostri ricercatori partecipare con interesse, con passione, con voglia di spiegare, di raccontare, di far vedere, e dall'altro la cittadinanza, i giovani, specialmente anche i giovanissimi, che si divertono, giocano, capiscono e cercano anche di, come dire, si vede che vogliono saperne di più, e questo è impagabile. Cioè. Assolutamente, questo è anche lo spirito, no? Di chi ha voluto questa manifestazione, cioè della comunità europea. Sì, esattamente, c'era da un lato quello di far raccontare ai ricercatori quello che fanno, nei laboratori, nelle aule, e dall'altro quello di appassionare, quello di affascinare e di avvicinare alla scienza e alla ricerca i giovani. Più di 1000 studenti questa mattina hanno visitato gli stand, hanno viaggiato proprio con la mente, con la fantasia, arrivati fra l'altro da tutto l'Abruzzo, non soltanto dall'Aquila. Questa è un'altra bella soddisfazione, perché i ragazzi poi sono quelli che si avvicinano e capiscono magari che quello può essere anche il loro futuro, questo, quello della scienza. È questo quello che dico, penso che sia impagabile, cioè il fatto di suscitare dell'interesse, l'interesse che non è un interesse culturale, ma un interesse genuino alla scienza. Tutti noi abbiamo avuto un professore al medio, sì, al liceo, che ci ha appassionato, che ci hanno dato qualcosa, che magari hanno determinato anche un orientamento. Io sono una prova vivente, professore, nel senso che sono diventata una storica dell'arte per l'amore e la passione che mi ha trasmesso la mia insegnante di storia dell'arte. D'altro canto, tutti quanti abbiamo avuto invece, sì, un professore o una professoressa che veramente ce l'hanno, sì, stimolata, sì, no? E che invece, certo, magari un altro. Certo. Ecco, in questa giornata è come se noi avessimo tanti giovanissimi, perché i nostri ricercatori sono giovani, professori, professoresse, che sono quelli buoni, cioè quelli che cercano, certo, di stimolare, certo, di affascinare, di generare nei giovani interesse. L'immagine di questa piazza stasera illuminata con questi colori fantastici è fantastica. Sì, voglio dire che appunto questa è l'Aquila che vogliamo vedere sempre, un'Aquila vivace, viva, bello, attrattiva. Nella sede del Gran Sasso Science Institute cosa sta accadendo in questo momento? Che succede? Nell'auditorium c'erano delle conferenze, devo dire che anche io sono frastornato. Immagino, la vedo però, professore. Tutto, sì, è vero. Abbiamo delle mostre artistiche, abbiamo delle sculture di Licia Galizia. Le sculture sonore di Licia Galizia e Michelangelo Sì. E il mare oscuro. Poi abbiamo una mostra sulla materia oscura, e una mostra bellissima sulla matematica iraniana, che purtroppo è deceduta, ma l'unica donna vincitrice di la medaglia Fields, che è il Nobel dei matematici, sì, e c'è la sua storia in dei poster con delle foto bellissime, usa tante cose che tra l'altro rimarranno anche nei prossimi giorni, visto l'ultimo, quindi diciamo, sono tutti invitati a visitarle. Grazie, grazie professore. Una manifestazione, questa sesta edizione di Sharp, secondo me riuscitissima, grazie al tempo, grazie alla giornata fantastica, ma grazie anche al fatto che la macchina ormai è, sì, sufficientemente rodata. Assolutamente, è rodata e è una cosa che vogliamo, non vogliamo smettere, e continuerà negli anni prossimi. Grazie, buon lavoro, alla prossima Sharp. Ok, arrivederci. Arrivederci professore.